Allora, no, sono io innanzitutto che ringrazio Gabriele e tutti voi per il contributo che a diverso titolo in tutto questo lungo periodo avete dato. E come sapete il disegno di legge nasce da una proposta che è stata fatta a settembre dal governo sulla buona scuola, su cui poi si è aperta una lunghissima fase di ascolto e di confronto con tutto il mondo della scuola. E, hanno partecipato praticamente 2 milioni alla consultazione, 2 milioni di persone, e abbiamo fatto circa 2000 incontri tra quelli organizzati direttamente in Italia, tra quelli organizzati direttamente dal Ministero e quelli gran parte promossi dal Partito Democratico. E il disegno di legge è decisamente diverso rispetto al documento iniziale presentato dal governo, proprio perché ha tenuto conto di quanto abbiamo ascoltato a diverso titolo da questa lunga fase, durante questa lunga fase di ascolto. E quindi appunto il testo che è stato prima si era pensato di farlo diventare un decreto e un testo di legge delega, poi sulla richiesta anche che fatta dalle opposizioni di una minore decretazione d'urgenza da parte del governo, le norme che erano già pronte dentro, divise in due documenti, un decreto e un testo di delega, è stato travasato dentro un unico testo, un unico disegno di legge che contiene parte di delega al governo. Questo non significa che il governo non voglia fare le assunzioni entro settembre, il piano straordinario di assunzioni che contiene entro settembre, significa semplicemente che negli stessi tempi in cui il Parlamento di solito discute i provvedimenti, alla fine l'iter è lo stesso, cioè approda in commissione, viene discusso dai parlamentari delle settime commissioni di Camera e Senato, si fanno un po' di audizioni, si iniziano a presentare gli emendamenti, si votano, solo che il decreto ha per i termini di necessità e urgenza la tagliola del 60° giorno, altrimenti scade. Se vogliamo, sappiamo che gli stessi tempi possiamo tenerli anche con un disegno di legge che ovviamente ha maggiori margini di discussione, possibilità di modifica da parte di tutti i gruppi. E personalmente mi sento di condividere molto questa scelta del governo, che mette quindi a disposizione del Parlamento quella che ritiene essere la più importante riforma del governo Renzi, come lo stesso Presidente del Consiglio ha sempre detto. E spero davvero, ma devo dire che parlando con i colleghi della settima commissione del Senato, anche dell'opposizione, penso che ci sia uno spirito positivo nel voler discutere nel merito delle singole questioni senza fare un ostruzionismo becero, perché insomma la scuola possa tornare ad essere un terreno di confronto e di costruzione del bene comune e non un terreno di scontro ideologico. Quindi è con questo spirito che noi ci accingiamo dalla prossima settimana, il disegno di legge partirà dalla Camera, questa è ancora cosa che non credo sia uscita in modo ufficiale, ma parte dalla Camera, stiamo cercando di organizzare audizioni comuni comunque, settime commissioni di Camera e Senato, proprio per cercare di contrarre il più possibile i tempi. E
E poi sarà modificata l'altra cosa che stiamo condividendo e di cercare di non dare, noi anche se non siamo ancora in regime di, se siamo ancora in regime di bicameralismo perfetto, per dare però le risposte urgenti che servono al paese in questo periodo, di solito una camera discuteva, consegnava il testo all'altra camera e l'altra camera approvava a seconda di dove partiva. Su questo vorremmo, intervenire entrambe le camere, quindi dovrebbe fare tre letture, ma tutto appunto stiamo cercando di tenere nei tempi più contingentati possibile. Detto questo, i contenuti, io voglio moltissimo, è già stato anticipato dai giornali. Innanzitutto gli obiettivi del disegno di legge della buona scuola. L'obiettivo è quello di rilanciare una grande riforma fatta al centro-sinistra, che è quella dell'autonomia scolastica. Perché crediamo che le scuole appunto debbano essere scuole aperte al proprio territorio, con l'obiettivo specifico di rispondere ai bisogni dei propri studenti, della propria comunità locale. E aiutare, quindi massima autonomia con un obiettivo grande, che è quello di accompagnare tutti gli studenti, non uno di meno, a raggiungere il proprio successo formativo e scolastico. Per questo viene assegnata a ciascuna scuola un organico funzionale finalmente stabile. È un organico funzionale che va al di là dell'attuale organico di fatto, perché ciascuna scuola, abbiamo fatto i conti, avrà circa 5 insegnanti in più rispetto a quelli di cui può disporre oggi. E attraverso questo piano straordinario di assunzioni, quindi, un'altra cosa, vado direttamente cercando di elencare un po' anche di contrastare la disinformazione che sta circolando. I nuovi assunti non saranno supposti funzionali e quindi faranno i tappabuchi, non è così. Sarà un unico organico funzionale che appunto potrà essere organizzato in piena autonomia, tutto assieme, sperando di anche rivoluzionare la didattica a beneficio degli studenti. Perché è innegabile, sono stati presentati e sono andata ad ascoltare dal CIDI insieme ad altre associazioni, curato da Emanuele Barbieri, un bellissimo volume sui dati della scuola, e continuiamo ad avere oltre il 17,6% di dispersione scolastica nel nostro paese. Il punte ovviamente Sardegna, Sicilia, Val d'Aosta di oltre il 25-26%. Allora, dobbiamo ammettere che non tutto va bene, Madama la Marchesa, nella nostra scuola. Allora dobbiamo fare in modo che non ci rassegniamo a perdere così tanti ragazzi per la strada. E quindi questo organico funzionale pieno avrà questo obiettivo: aiutare i nostri ragazzi a raggiungere il proprio successo formativo e scolastico. Scusate se sono ripetitiva, ma è un tema a cui noi teniamo davvero molto. L'altra cosa importante è quella: questo organico potrà essere utilizzato per abbassare la numerosità per classe? Se si pensa che questa sia cosa buona e giusta, il dirigente scolastico potrà fare questo: dividere diversamente gli insegnanti nelle classi e cercare di abbassarne quindi
la numerosità, oppure si pensa che la didattica possa essere utilizzata, molte scuole ce lo sono venuti a raccontare in questi lunghi mesi di ascolto, spezzano l'unitarietà della classe e alcune materie in alcuni giorni della settimana iniziano appunto ad utilizzare le classi aperte, classi per livello, proprio per fare attività di recupero degli studenti, per lavorare sulle eccellenze, per fare davvero, per prendersi cura in modo quasi individualizzato di ciascuno studente e del suo percorso formativo. Altra cosa, ce lo hanno detto tutti, è una cosa molto gradita, le proposte che sono emerse dal piano della buona scuola in termini di rafforzamento dell'offerta formativa, quindi anche a questo serve il piano straordinario di assunzioni. Più musica, più attività motoria e più inglese nella scuola primaria, più storia dell'arte, musica nelle scuole secondarie, ma anche diritto ed economia, e ancora educazione civica è un'altra, e soprattutto esperienze di cittadinanza attiva sono tra quelle cose che il mondo della scuola ha chiesto in modo forte attraverso la consultazione. Che cosa anche è emerso, tra l'altro è emerso dalle scuole autonome dell'Emilia Romagna, durante questi lunghi mesi io mi ero presa la briga e l'iniziativa di fare al Senato un affare assegnato, sarebbe alla Camera, si chiamerebbe indagine conoscitiva, su ciò che è successo in questi anni dopo il riordino della Gelmini. Oltre alla richiesta ovviamente di implementare le attività laboratoriali, è emerso la necessità, ed è venuto proprio fuori dalla consultazione della SAER dell'Emilia Romagna, la richiesta di, ed è venuto fuori in modo forte anche dalle richieste delle organizzazioni studentesche, quello di dare la possibilità nella scuola secondaria di secondo grado ai ragazzi di avere un'offerta di, per ciascun indirizzo ovviamente differenziata, di un nucleo di discipline obbligatorie di base e la possibilità di negli ultimi anni delle scuole superiori di scegliere un po' di materie opzionali, perché per fare vera attività di orientamento che sperimentare quindi vocazioni e talenti, iniziando a decidere, quindi a esprimere questa autonomia nella costruzione del proprio curriculum. E quindi nel disegno di legge c'è un articolo dedicato al curriculum dello studente. A questo si abbina l'alternanza scuola-lavoro, che il piano della buona scuola aveva proposto soltanto per gli istituti tecnici e professionali. E invece sono state le scuole, anche del nostro territorio, a chiederci di introdurre l'alternanza scuola-lavoro anche nei licei. Perché già si fa peraltro, e quindi anche questo è entrato a far parte, una delle correzioni che è entrata a far parte del piano. Per ciò che riguarda l'offerta formativa, altra questione che è emersa in modo forte durante la fase di consultazione è stata la necessità di assicurare agli insegnanti una formazione obbligatoria in servizio, e a questo sono destinati 40 milioni di euro nel disegno di legge, più una carta per ciascun insegnante che conterrà una specie di voucher di 500 euro per l'acquisto di
libri, insomma strumenti consumi culturali per potersi appunto aggiornare. È una delle cose che da molto tempo gli insegnanti chiedono, io lo sento chiedere da moltissimi anni, e questa cosa c'è nel testo del disegno di legge. Questa è stata una novità che ha introdotto direttamente il Presidente del Consiglio. L'altro piano importante che tutti hanno chiesto è un investimento forte nella digitalizzazione delle scuole. Perché? Perché, come sapete bene, sì, è vero, il 90% degli istituti ha l'accesso alla rete, ma se poi vai a vedere dentro, quell'accesso è collegato soltanto all'ufficio di presidenza e alla segreteria. Solo il 7% delle aule scolastiche ha l'accesso alla rete. Allora, c'è un piano di 90 milioni di euro per l'infrastrutturazione tecnologica delle scuole e la formazione in servizio appunto degli insegnanti anche su questo terreno. Per quello che riguarda il piano straordinario di assunzioni, voglio chiarire alcuni aspetti. Partiamo, come si era annunciato, dalle graduatorie ad esaurimento, che verranno esaurite completamente, quindi svuotate, tranne quest'anno 23.000 insegnanti di scuola dell'infanzia che resteranno in stand-by in attesa di essere assunti il prossimo anno per il completamento dello 06, proposta di legge di cui sono prima firmataria, che era già in discussione al Senato e per la quale ho dato delega al governo, perché siamo pronti, così lavorano anche loro più celermente sulle coperture finanziarie. Abbiamo questo quindi un po' di insegnanti ovviamente delle graduatorie d'esaurimento verranno assunti già quest'anno, altri 23.000 entreranno in ruolo il prossimo, svuotando anche completamente quella graduatoria. Aggiunti a questi i vincitori del concorso 2012 e gli insegnanti di sostegno che erano già previsti dal piano triennale di stabilizzazioni fatto dal decreto 104 della carrozza, questo è il completamento del piano di assunzioni, del piano straordinario. Poi che cosa accadrà? Il concorso, che verrà bandito, non sarà più di 40.000 ma di 60.000 posti. Perché questa differenza in numeri tra ciò che avevamo annunciato essere il numero di stabilizzazioni per quest'anno e ciò che invece faremo l'anno prossimo? Perché dal censimento è emerso che non tutte le competenze che servono alla scuola stanno nelle graduatorie ad esaurimento e molte classi di concorso, tipicamente matematica, tecnologia, informatica, sono già esaurite e sono insegnanti che stanno lavorando nelle graduatorie di istituto. Questi insegnanti così quest'anno potranno lavorare ancora con contratto annuale e su questo ci sono altre risorse che stanno al MEF, sono circa 700 milioni di euro accantonati al MEF per le supplenze annuali. Queste o quelle che vanno al di là dei 10 giorni che dovrebbero essere, come dire, assolti all'interno dell'organico funzionale. Questo cosa significa? Che quindi si continuerà a lavorare dalle graduatorie di istituto con contratto annuale, ma che poi si avrà la possibilità di accedere in ruolo con questo concorso che sarà più ampio, di 60.000 posti e non più di 40.000 come annunciato dal piano della buona scuola. E questo ve lo dico già adesso perché oramai è una cosa abbastanza
condivisa, ovviamente spingeremo affinché il servizio venga svolto, venga valorizzato con un punteggio in modo adeguato. Come dire, crediamo che aver lavorato a scuola sia un valore, cioè nessuno vuole mettere in mezzo a una strada, io leggo cose molto che fanno molto male, perché, come dire, non crediate che sono, abbiamo una platea di insegnanti precari enorme, stiamo facendo un piano, credo che nessuno possa non dire straordinario, di stabilizzazioni. Questa cosa ovviamente ha creato non poco anche conflitto, come dire, individuale, chi assumiamo, prima questi, poi quelli, come, c'è la legge, esiste la legge, che non peraltro si chiamano graduatori di prima, seconda e terza fascia, partiamo dalla prima, dopodiché nessuno vuole disconoscere il servizio fatto, quindi cerchiamo di dare una risposta a tutte le professionalità che ci sono in campo. L'altra cosa che è emersa in modo molto controverso in questo, sono altri due punti, poi preferisco magari tacere e lasciare un po' di spazio alle domande e alla discussione. Però ricordami che voglio parlare degli studenti, anche perché molte delle richieste che sono arrivate dagli studenti e che non erano contenute nella buona scuola le abbiamo recuperate, le abbiamo inserite proprio per far capire che ciò che abbiamo ascoltato noi ne abbiamo tenuto conto e l'avevamo detto in premessa che sarebbe stato un ascolto vero. C'erano altre due ci sono altre due questioni controverse in queste ore. Uno riguarda la possibilità per il dirigente scolastico di scegliere tra gli insegnanti che verranno assunti, cioè quelli nuovi. Questa cosa è ben diversa, voglio chiarirlo perché Orizzonte Scuola non perde mai occasione di fare disinformazione, è ben diversa dalla chiamata diretta proposta dalla Prea. La Prea diceva ci sono le graduatorie ad esaurimento, il dirigente scolastico assume chi vuole. Questa cosa è cosa tutt'altra, cioè è tutt'altra cosa questa. Questa significa che nel panorama degli insegnanti che lo Stato assume a tempo indeterminato, può essere che, vi faccio un esempio stando a Bologna, le Carducci abbiano bisogno di un insegnante che ha una formazione ed esperienze diverse rispetto all'insegnante che serve nella scuola del Pilastro. Posso verificare, come dire, posso valorizzare le diverse professionalità che avremo a disposizione tra i neoassunti cercando di calarli nel contesto scolastico a loro più consono? E la metto anche in modo ribaltato. Io insegnante prima, sulla base, come fa? Giustamente chiede. Sulla base di un nuovo criterio che è contenuto nel testo di legge, cioè la creazione di un albo e di un curriculum professionale che metta a disposizione delle scuole le esperienze fatte, i corsi di formazione fatti, che noi crediamo non fossero solo per fare punteggio, ma fossero anche perché, come dire, no? Ciascuno di voi ha cresciuto la propria professionalità facendo o esperienze sul campo, nelle scuole in cui ha insegnato, oppure appunto facendo dei corsi di formazione. Quindi, sulla base di quello, i dirigenti scolastici potranno invitare gli insegnanti già assunti a tempo indeterminato a venire ad insegnare nella propria scuola. Qualcuno resterà fuori così? O resterà a fare il tappabuchi? No, se qualcuno non dovesse essere scelto, come dire, sarà l'ufficio scolastico provinciale che si promuoverà di dire guarda c'è quel posto libero, vai lì. Cioè non beh, lo metto anche in modo inverso, è più bello essere, un attimo, dopo discutiamo, io ve la racconto, dopo voi potete entrare. Sì.
No, scusa. Guarda, questa sera noi siamo qua per lavorare. Come vedete, oramai sono diversi mesi che ascoltiamo e continueremo ad ascoltare anche durante la discussione parlamentare. Però vorrei che appunto si fosse disponibili all'ascolto come lo siamo stati noi. Perfetto. Allora, detto questo, faccio un'ulteriore riflessione perché io dopo taccio e ascolto. Non so se è meglio per un insegnante, cioè immaginiamo un orizzonte nuovo dove si viene assunti a tempo indeterminato e dove non è detto che devi proprio per forza capitare in quella scuola lì. Puoi essere anche tu insegnante che sai che in quella scuola c'è un bel progetto didattico, c'è un bel team di insegnanti e ti piacerebbe farne parte. Possiamo immaginare anche una cosa inversa, cioè un dialogo tra professionisti dell'istruzione e persone che debbono guidare queste organizzazioni. Detto questo, l'altro punto discusso che dimostra che abbiamo ascoltato, il tema della valutazione. Gli scatti di anzianità rimangono, in più, quindi rispetto alle risorse che già c'erano, vengono messi a disposizione altri 200 milioni di euro che verranno distribuiti tra le scuole. E lì, appunto, anche come Parlamento, andremo a discutere e a definire al meglio come questa dotazione di risorse aggiuntive per premiare il merito può essere ripartita tra i docenti. L'altra cosa, e termino, è quella appunto, e ci tengo a stressare su questo punto, la questione degli studenti. Non solo c'è, come avevano chiesto, il curriculum degli studenti per renderli protagonisti del proprio percorso di istruzione, non solo c'è l'alternanza formazione-lavoro, ma anche, come avevano chiesto, nella parte di delega, c'è la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza, che è un documento che le associazioni studentesche hanno già condiviso con il Ministero. E quindi finalmente dopo molti anni diventerà realtà. Dall'altro c'è la delega al governo per tracciare finalmente i livelli essenziali del diritto allo studio per gli studenti, che è un altro tema che da troppo tempo era rimasto ai margini. Direi che le cose, c'è tutta una parte che riguarda giustamente l'edilizia scolastica. Anche lì sono stati trovati, oltre alle cospicue risorse già messe a disposizione dal governo, è stato inserito anche sulla scorta degli ultimi incidenti che ci sono stati, guarda caso crollano sempre dei controsoffitti, un piano per andare a ispezionare in tutto il paese, quindi con 40 milioni che non serve a rifare i controsoffitti, che sarebbe una presa in giro, e servono quelle risorse per permettere di fare le ispezioni, cioè andare a vedere dove i controsoffitti tengono e dove i controsoffitti non tengono, e piuttosto ci siamo detti meglio chiuderle le scuole dove i controsoffitti crollano prima che i ragazzi si facciano male. L'altra cosa, è stato deciso di inserire questa detrazione, quindi non eludo alcun argomento che è al centro del dibattito pubblico. Come è stata decisa la detrazione fiscale di 400 euro all'anno per chi manda i figli nelle scuole paritarie del primo ciclo, quindi sono state escluse le scuole secondarie di secondo grado. Altrettanto è stato previsto un piano del 5 per 1000 che non andrà alla singola scuola.
proprio per non creare iniquità tra zone ricche e zone meno ricche, ma andrà a costituire un fondo, è un 5 per 1000 innanzitutto, voglio sottolinearlo, diverso dal 5 per 1000 del terzo settore, perché, come dire, non si mangino risorse a vicenda. E dall'altro questo 5 per 1000 invece andrà a costituire un fondo che noi speriamo essere abbastanza cospicuo da dover eliminare finalmente il contributo volontario. Vedremo dopo le prime sperimentazioni quanto gli italiani saranno generosi con la scuola. Dall'altro c'è lo school bonus, cioè quelle imprese, quelle fondazioni che per responsabilità sociale decidono di donare alle scuole del proprio territorio potranno avere una detrazione del 65%, ossia è la stessa misura che abbiamo adottato anche per la tutela del patrimonio artistico e culturale con l'art bonus. Quindi dopo l'art bonus è nato anche lo school bonus con questo testo di legge. Basta, grazie. Allora,